Ancora conigli su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio condividere con voi un video veramente super easy, super sweet, super facile e super dolce. Dolce sia nel contenuto che nel contenuto del contenuto. Voi direte: ma che stai dicendo? Ora vedrete. Prima però permettetemi di dirvi che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette super professionali per creare in casa comodamente e facilmente tutti i prodotti della creatività, colori, colle, medium, stucchi. Trovate tutte le ricette homemade. Qui c'è anche un grandissimo comparto di paste modellabili fatte in casa, fantastiche. È l'ultimo nato che splende irraggiato dal sole, il grande libro del colore, il colore in cui troverete tutto, ma proprio tutto sul colore, come formarlo, come crearlo fisicamente, come raggiungere una tonalità, ma anche la storia, le curiosità, tutto sul colore, come interpretarlo e soprattutto come utilizzarlo a vostro vantaggio senza esserne mai vittima. E allora, i miei due libri vi aspettano in tutte le librerie, sia fisiche che online. Bene, a questo punto vi ho detto tutto, non ci rimane che spostarci sul piano da lavoro per fare i nostri coniglietti dolcissimi. Ed ecco l'occorrente per i nostri coniglietti pasquali da lasciare sulla tavola di Pasqua per allietare il nostro pranzo. Occorrente dei tovagliolini di carta bianchi di buona fattura. Se li volete a poco prezzo, vi consiglio questi dell'IKEA che sono fantastic! Allora, poi un blush. Oggi non useremo i colori, ma useremo i trucchi, proprio perché essendo una cosa che si porta a tavola, non voglio rischiare e come polvere uso qualcosa che si può utilizzare anche sul viso. Un pennellino, del nastrino, io qui della raffia, voi utilizzate quello che preferite, una penna e delle ovette abbastanza grandi, quindi non piccolissime. Cominciamo subito. Prendo un tovagliolino, i miei sono Fantastic da 24x24, quindi attenti perché prima vi ho fatto vedere la confezione grande per farveli ben tenere a mente. Posiziono al centro il mio ovetto e chiudo. Quindi arrotolo piego così, portando su l'estremità in questo modo. Quindi prendo il mio laccetto, arrotolo, stringo e faccio un nodino. Voilà. Faccio anche un bel fiocchettino. Con i fiocchetti vi verrà più semplice. Con la rafia, essendo più rigida, devo metterci più impegno. Taglio l'eccesso. Prendiamo il nostro blush in una colorazione fucsia, con un pennello pulito apriamo le nostre orecchie e sporchiamone l'interno, una e due. Quindi facciamo due pomelli qui e qui rosa e con la penna facciamo un occhietto e un occhietto, un triangolino, uno, due.
voilà, ne facciamo un altro? Dai, dai, ci ho preso gusto. Troppo carini. Tovagliolino. Tu mettiti qua. E anche lui è bello e pronto per essere regalato. Bene, fate tanti coniglietti per la Pasqua per adornare le vostre tavole. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questa idea facile facile da fare con i vostri bimbi vi è piaciuta. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Ragazzi, meno di così non sono riuscita a farvi spendere. Insomma, sì, in tutti i video che vi sto proponendo per Pasqua vi sto dando delle super idee, super super low cost. Ma guardate che carini, non sono tenerissimi, con poco bellissimi. Potete mettere anche dei soldini qua dentro per i nipotini più buoni. E buona Pasqua a tutti! Troppo carini, troppo facili, zero sprechi e soltanto tanta tenerezza e sostanza. E allora, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti pollici in su e condividete, mi raccomando! Sì, sono pazza. Ma che cos'è l'arte senza un po' di pazzia? E allora, quindi, pollice in su, condivisione, venitemi a trovare anche su tutti i miei altri canali. Ombretta, il mio canale di lifestyle, Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina in cui potrete trovare tanti manicheretti dedicati alla Pasqua. E soprattutto vi aspetto anche in tutto il resto del mondo social di Arte per Te. Ma Arte per Te vi aspetta anche su Facebook, TikTok e Instagram. Pennello bianco su fondo rosso, c'è ombrettina ad aspettarvi. Bene, io vi do appuntamento al prossimo video creativo. Buona preparazione alla Pasqua e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!